Si sa, gli anni non passano solo per noi, ma chiaramente passano anche per le nostre auto. Quindi bisogna intervenire nel miglior modo possibile e nella maniera più economica possibile. Bentornati qui sul canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vedremo come dare un piccolo ritocco di bellezza, quindi una piccola ringiovanita, alla parte centrale della plancia della nostra macchina. Nel mio caso specifico una Ford Focus 1690 cavalli del 2008 che, come stiamo vedendo dalle immagini, la plancia centrale, quella dell'autoradio e della parte, diciamo, del climatizzatore, si è ahimè usurata dovuto al passare del tempo. Parliamo di una macchina di 15 anni di età, quindi si può vedere che è già stato verniciato una volta, è stato verniciato una seconda volta, ma adesso tornerò a fare la modifica che avevo fatto tanto tempo fa. Ovvero già una volta ero intervenuto con una carta adesiva veramente veramente bella, la cui trama è riferita al carbonio, come state vedendo dalle immagini, infatti è molto 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 simile, ce ne sono diversi tipi. Questa è una carta abbastanza lucida, abbastanza spessa, quindi molto duratura rispetto ad altre con la trama sempre in carbonio che a volte sono veramente veramente fine. Alcune si mettono addirittura con il phon o con la pistola termica, quella classica da carrozziere. In questo caso questa la metteremo come una carta adesiva normale, tipo quelle che troviamo al brico, color legno, color marmo, color cannuccia, pietra, chi più ne ha più ne metta. Quindi adesso andiamo a vedere come smontare la nostra plancia, facendo sempre attenzione, servirebbero delle leve in plastica, io non so se riesco a rimediare qualcosa, altrimenti farò con dei cacciaviti, con delle spatoline in metallo, facendo sempre attenzione a non rovinare né la plastica, né diciamo il pezzo, quello di gomma piuma, quella cosa del genere, diciamo che è intorno alla nostra plastica. Dopo daremo una bella pulita e andremo ad applicare la nostra carta. Poi vedremo il risultato finale e faremo le considerazioni vuote. Ok ragazzi, ci andiamo a fare un po' di spazio e così inizia il vero e proprio calvario. Quindi prima di fare con un cacciavite, stando attenti a non rovinare né la plastica e né diciamo questa sorta di gomma piuma, come detto prima, andiamo a cominciare a fare quello che è il vero e proprio massacro. Stando sempre attenti perché io, se non sbaglio, avevo già un paio di dentini rotti, perché smonta oggi, smonta domani, ragazzi, la plastica, ahimè, un pochino cede. La parte più complicata è questa qui, perché non potremo andare a fare leva né sulla parte sottostante né sulla parte superiore, perché chiaramente andremo a rischiare veramente con questi attrezzi rudimentali di andare a fare dei danni seri. Quindi andiamo a forzare leggermente sempre sulla parte laterale e sulla parte, diciamo, inferiore, andando, vedete, con delicatezza. Ok, se fate caso avete notato la parte che sta tirando adesso non è né sotto né sopra, ma è sulla zona centrale, quindi sempre delicatamente andiamo a vedere se riusciamo, inserendo la spatolina. Ok, ce n'è uno che sta tirando, sempre delicatamente ragazzi, questa è la cosa che mi preoccupa un pochino di più. Una volta fatto questo, diciamo, il più del lavoro possiamo dire che lo abbiamo fatto. Allora adesso mi aiuterò con un cacciavitino delicatamente a forzare. Eccolo, ci siamo. Ci siamo è un parolone, ragazzi, perché non è vero, non ci siamo. Un attimino, perché adesso io non voglio andare a rompere un altro dentino. Eccolo, uno si è sganciato, ecco qui. Allora, ecco, se vedete, non so se riesco a farveli vedere dalla camera, questi dentini, vedete, si sono rotti, l'altra volta si sono piegati. Se adesso io andassi a provare a rimetterli in sede, questi molto probabilmente si spezzerebbero. Dunque, abbiamo tolto la nostra plancia, ce ne andiamo sul banco, prendiamo le misure, tagliamo tutta la nostra carta adesiva e andiamo a rimontare il tutto. È un gioco veramente, veramente semplice da fare. Ok ragazzi, per non rischiare di rovinare la nostra carta adesiva, metteremo un panno qui sul banco, in modo da non creare micrografi sopra il nostro telo, diciamo. Questa è la carta adesiva
che dicevamo è veramente una bella carta perché è molto molto resistente, molto molto robusta. Quindi andiamo a prendere due misure. Ragazzi, adesso non mi venite a dire che la trama non è stupenda. Guardate un po' questa azienda come tiene al loro prodotto. Non so se riesco, sì, penso se riesco a farvelo vedere. Oltre alla, diciamo, parte sotto al cartoncino dove è presente lo strato adesivo, sulla parte sopra vedete che c'è questa sorta di pellicola trasparente protettiva proprio a salvaguardare la trama per evitare magari danni accidentali. Quindi adesso metto la macchina sul cavalletto e vediamo come riusciamo a fare la nostra, diciamo, mascherina, cercando di consumarne il meno possibile perché magari potrebbe tornarci utile e comodo per farne un'altra una prossima volta. Quindi vado a prendere una matita e traccio grosso modo la sagoma, il bordo di quello che servirà a noi. Ok, non serve fare un lavoro, diciamo un'opera d'arte, perché poi andrà chiaramente ritagliato. Consideriamo la parte questa finale e ci lasciamo grosso modo un centimetro in più. Sempre meglio abbondare che deficere. Ok, una volta fatta la nostra sagoma andiamo a ritagliare, vediamo se dovesse servircene un altro pezzo per una volta prossima. Ok, ci siamo anche con l'altra misura, quindi forbici alla mano andiamo ad effettuare il taglio. Ok ragazzi, qui adesso non dovremo dare nessun tipo di prodotto, perché chiaramente basterà solamente, diciamo, togliere qualche granellino di polvere per non farlo riaffiorare dopo una volta messa, diciamo, la nostra pellicola. Ok, l'andiamo a presentare, dopodiché possiamo cominciare a togliere la nostra carta e man mano andare ad avvolgere. Partiremo dalla parte sotto perché è la parte dove c'è più plastica, più materiale, quindi l'adesione la cominceremo a far fare da questa parte verso la parte superiore. Ragazzi, credetemi, questa carta è veramente veramente molto dura. Io adesso cercherò di agevolare la curvatura grazie alla rimozione della pellicola trasparente. Vediamo se riesco a toglierla perché è veramente veramente molto fina. Qui dentro il garage ci saranno circa 700 gradi. Ragazzi, fa un caldo veramente che ci porta via. Ok. Guardate che spettacolo questa carta. Ok, la vado a presentare. Ok, siamo pronti per cominciare a fare la prima rimozione. Quanto è rigida questa carta? Allora, adesso cercherò di metterla più a bordo possibile per avere più materiale, diciamo, nella parte finale. Bisognerà stare attenti adesso a cominciare a mettere bene la nostra carta, altrimenti se comincerà a fare le grinze ce le porteremo fino alla fine. E infatti già qualche cosina sembra che la sta facendo. Ragazzi, credetemi, non è facile. Ha fatto già una piccola bolla d'aria, quindi vado a rimuovere nuovamente la carta appena messa per cercare di metterla nel miglior modo possibile. Quindi facendo dei movimenti sinistra destra vado a fare in modo da far, diciamo, creare qualche bolla di meno per poterla togliere dopo nel modo più semplice. Adesso io eseguirò un taglio per cercare, diciamo, di togliere appunto il tiro della carta. Vediamo se facendo in modo diverso, andando ad incollare direttamente tutta la superficie, riusciamo a fare un qualcosina di meglio. Forse mettendola al contrario dalla parte sopra
a scendere, visto che ha meno materiale, sembra che forse un pochino meglio potrebbe essere. Ok, andiamo a fare la parte finale. Infatti la parte sotto, ragazzi, è quella che vincola un pochino di più tutta la nostra, diciamo, copertura. Ok, andiamo a tirarla anche da questa parte. Un pochino meglio, sembra che stia venendo. Il problema è sempre la doppia sagoma del pezzo sotto, quindi adesso andiamo a tagliare i buchi e vediamo se regge. Beh, ragazzi, se viene fuori, diciamo, la sagoma nel modo corretto, l'effetto che dà è veramente veramente bello. Quindi vado a praticare il primo taglio. E vado subito a tagliare anche la parte, diciamo, superiore. Quindi facciamo fare il bordo. Poi dopo chiaramente andremo a fare tutto lo sgrosso. Vedete che qui ha questa sorta di bordino, cercherò di farlo più accostato possibile. Adesso andiamo a fare la parte centrale. Vedete queste bolle che praticamente purtroppo sono uscite fuori. Dopo vediamo se, facendo un piccolo tagliuzzo, ok, sì, forse riusciamo a riprenderlo. Beh, comincia a prendere forma, dai, fa la sua porca figura, dai, ragazzi. Ok, ragazzi, dopo svariate imprecazioni a diverse divinità, siamo giunti a questo risultato. Io direi che è più che accettabile. Quindi adesso ce lo andiamo a montare e vediamo che figura fa. Ah, regà, qua dentro ci ho sudate le sette camicie, perciò pure che non vi piace. Ditemo lo stesso che bello, eh. Quindi torniamo in macchina e lo montiamo. Ok, siamo giunti alla fase di rimontaggio. Non sarà venuto chiaramente un lavoro perfetto perché non è una wrappatura, ragazzi, però diciamo per averla fatta a mano, io mi sento soddisfatto. Vedete, richiama con la trama che già avevo precedentemente messo, ok, qui tempo fa. Ragazzi, secondo me è veramente molto 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 più bello. Perciò pollice in su anche a questo lavoro. Ok, ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi possa tornare utile e comodo qualora anche voi dovreste avere bisogno di un piccolo ringiovanimento della vostra plancia o un qualsiasi altro, diciamo, componente che si potrà foderare con la nostra carta carbonio. Quindi non mi resta che ringraziarti per essere stato anche in questo video fino alla fine del video e lasciarti le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Se ti fa piacere, lascia un pollice in su, a te non costa nulla, è totalmente gratuito, a me aiuta a portare avanti tutta la mia missione. E non mi resta che salutarti e ci vediamo alla prossima. Ciao da Capezza. Oh, se c'è qualche consiglio o qualche dubbio, dimmelo, pure se me devi criticare. Ciao!